È evidente che nel momento in cui le partite scarseggiano, ogni partita conta sempre di più. Ora intanto noi dobbiamo essere bravi a concentrarci sulla partita di domani e siamo altrettanto consapevoli che martedì è un altro scontro diretto, però ora la nostra testa deve essere solo e esclusivamente sulla partita di domani che come prestazione non possiamo assolutamente fallire. Sicuramente il Montevarchi ha più esigenza di noi nel doverla vincere, no, no, ma nel dire non la dobbiamo fallire, io intendo come prestazione, nel cercare di fare le nostre cose, cercando di portare a casa un risultato positivo. No, no, non voglio assolutamente caricare in maniera eccessiva, anche perché se no poi il nervosismo o l'ansia possono essere fattori che incidono in maniera negativa su quella che deve essere la nostra prestazione. Noi dobbiamo giocare a testa sgombra, consapevoli dei pregi e dei difetti dei nostri avversari e consapevoli dei nostri sia pregi che difetti, che domani dobbiamo stare molto attenti, perché noi molte volte facciamo delle sbavature, specialmente nella copertura della profondità, dove i nostri avversari sono estremamente bravi nell'attaccarla, e questo l'abbiamo visto anche all'andata. Quindi ci siamo preparati, l'abbiamo lavorato, quindi dobbiamo essere attenti per giocare una gran partita. L'Aquila Montevarchi, come già vi ho detto, ha un approccio estremamente aggressivo alle partite, sa recuperare palle e attaccare la profondità in maniera estremamente veloce, ha giocatori davanti che abbinano fisicità con gambale, dove è anche molto abile a proteggere palla e nel gioco aereo, e soprattutto ha gli altri esterni o trequartisti, dipende poi come si metteranno. Che sono molto forti sia nell'uno contro uno, hanno grande gamba e sono giocatori che vanno dritti in porta. Mi riferisco a Giallo, a Barranca, a Sorrentino. Quindi noi è una partita dove se noi abbiamo la palla dobbiamo dare peso a qualsiasi passaggio, perché un eventuale pallone perso si può innescare quelli che sono i pregi dei nostri avversari, quindi non dobbiamo peccare di sufficienza, ma dobbiamo essere bravi a dare il giusto peso ad ogni singolo pallone, e soprattutto nelle marcature preventive e nelle riaggressioni sarà un tema dominante se vogliamo coprire con efficacia la profondità. E questi sono i temi sui quali abbiamo battuto tutta la settimana.